un protocollo d'intesa sugli appalti pubblici, rinnovato in alcuni dettagli, rifirmato pochi giorni dopo l'operazione della Guardia di Finanza di Modena sulle presunte infiltrazioni dell''ndrangheta nel comune di Serramazzoni, che ha portato all'arresto di 3 persone. Noi lo abbiamo anche detto da tempo che soprattutto in relazione al terremoto, ma non soltanto in relazione al terremoto, il pericolo di un condizionamento degli appalti c'è ed è reale. E i fatti di Serramazzoni comprovano proprio l'attività che sta svolgendo la polizia, in particolare ha operato la Guardia di Finanza anche sotto la direzione ovviamente della magistratura. In comune a Modena, prefetto, gran parte dei sindaci della provincia, enti di controllo e associazioni di categoria confermano l'intesa del marzo 2011, ma aggiornata alle disposizioni nazionali ed europee. E va detto che oggi è particolarmente importante perché in provincia di Modena verranno investiti 10 miliardi di euro in un territorio molto piccolo, quindi in questo momento di crisi economica c'è una grande attenzione agli appalti e quindi bisogna sviluppare ulteriormente un lavoro di controllo per favorire la trasparenza, combattere le infiltrazioni mafiose, combattere il lavoro nero e anche favorire la sicurezza sul lavoro. C'è una zona della provincia di Modena da ricostruire totalmente, è stato istituito anche un osservatorio a livello nazionale. Come interagite voi? La questione è questa, noi non entriamo in quell'osservatorio, però la regione ci passa tutte le informazioni, perché avendo già una conoscenza sul territorio, se riusciamo ad avere informazioni che possiamo integrare, quindi tutte le informazioni che noi diamo periodicamente, so che vengono elaborate anche dalle forze dell'ordine. Non ci si può aspettare che le aziende non si difendano di fronte a questa pressione, non lo potrei dire, ma lo dico, è autodifesa. Così il presidente dell'ASCOM, l'associazione bolognese di Confcommercio, ha commentato i risultati dei controlli fatti dalla finanza nel fine settimana a Bologna e dintorni. La finanza aveva scoperto oltre il 39% di violazioni sui casi controllati. Secondo Enrico Possachini, però, i commercianti bolognesi sono onesti con l'evasione che non arriva al 10%. È stato presentato poche ore fa a Milano il bando ENAC che potrebbe portare presto alla privatizzazione della società che gestisce l'aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì. Dopo la messa in liquidazione della SEAF qualche settimana fa, il commissario sta procedendo a sondare le disponibilità di privati con l'obiettivo di assicurare un futuro allo scalo e ai suoi dipendenti. Sarà di 5,7 milioni di euro il gettone d'ingresso per poter ottenere la concessione per la gestione totale del Ridolfi, il terzo aeroporto per numero di passeggeri su scala regionale dopo Bologna e Rimini. Una somma evidentemente sottodimensionata, derivata dalla situazione finanziaria della società che è fallita non essendo riuscita a ripianare i suoi debiti. Come enti pubblici siamo disponibili a contribuire fino ad 1 milione di euro, commenta il primo cittadino di Forlì Roberto Balzani, per uno scalo che potrebbe trovare il suo senso di esistenza specializzandosi su voli cargo e charter, scuole di volo e specializzazione, oltre che ai collegamenti low cost. Non resta che attendere chi si prenderà il peso di rilanciare questo aeroporto che tra Bologna e Rimini è visto da molti come il terzo incomodo. Sarà a gennaio 2016 che le spiagge italiane dovranno essere assegnate ai concessionari secondo le nuove direttive europee Bolkestein. Questo infatti il periodo in cui termineranno le attuali proroghe per gli imprenditori del mare per un provvedimento imposto dall'Unione Europea volto ad una maggiore concorrenza del settore. Dopo mesi di proteste e alzate di scudi da parte delle associazioni di categoria che temono l'avvento delle multinazionali, trapelano oggi indiscrezioni su quella che potrebbe essere la bozza di decreto frutto della mediazione del governo. Unico contentino per gli attuali concessionari sarà il loro vantaggio fino ad un massimo del 40% del punteggio nelle prossime competizioni per l'assegnazione delle concessioni che dureranno tra i 6 e i 25 anni e la cui durata dovrà essere decisa dalle regioni. Intanto è emerso che per poter ottenere l'utilizzo del litorale saranno utilizzati ben 11 criteri di valutazione, con occhi puntati su qualità, rispetto dell'ambiente, potenzialità di investimento, abbattimento delle barriere architettoniche e non ultimo la capacità degli operatori di riunirsi in consorzi e la loro capacità di accrescere e di integrarsi con il sistema turistico locale.
Ma se questa è la bozza quadro, si spacca il fronte dell'associazione di categoria con Oasi Confartigianato, guidata da Giorgio Mussoni, tendenzialmente favorevole, mentre al contrario CNA Balneatori, per bocca di Cristiano Tomei, boccia su tutta la linea le proposte del ministro. Due campionesse olimpiche come Jessica Rossi, oro nel tiro a volo, e Martina Grimaldi, bronzo nel nuoto di fondo, a inaugurare la palestra della Polizia di Stato alla caserma Smiraglia di Bologna. L'orgoglio di indossare la divisa delle Fiamme Oro nelle parole di Jessica, emozionata tra i suoi colleghi. Emozione grandissima e sono veramente orgogliosa di rappresentare quello che sono, quindi la Polizia di Stato, e anche insomma per un'inaugurazione così importante come una palestra, quindi anche per lo sport. Per Jessica, come per altri atleti, ecco cosa rappresenta la divisa che indossano. È importantissimo, è sicuramente un lavoro fisso che abbiamo e soprattutto un domani, quando non saremo più atleti, abbiamo comunque un posto fisso e un lavoro sicuro, quindi è un grandissimo aiuto. Quando vinse la medaglia la dedicò al suo paese, a Crevalcore. Oggi racconta come va. I problemi ci sono ancora, però cerchiamo di andare avanti, soprattutto non si molla, si va insomma. Un piccolo teatro capace di una programmazione di alto livello, di laboratori dedicati ai ragazzi, di matinée per le scuole e di un cartellone di tutto rispetto. È il Teatro Calcara di Crespellano, esempio di come, nonostante i tagli alla cultura della spending review, si possa fare teatro di qualità. Senz'altro non è semplice, nel senso che pochi finanziamenti corrispondono a una difficoltà. La creatività però in queste occasioni può aver modo di venire fuori altrettanto bene, e quindi questo noi stiamo cercando di fare. Abbiamo fra l'altro la fortuna che non soltanto il nostro comune, quello di Crespellano, con cui c'è un felicissimo rapporto da sempre, appunto, ci sostenga molto, ma anche tutti gli altri comuni della Valle del Samoggia, quello di Anzala dell'Emilia, appunto provincia di Bologna, regione Emilia-Romagna, inserendoci in legge 13, hanno riconosciuto il valore delle nostre attività di servizio culturale, che servono appunto a una zona molto ampia della provincia, e quindi con il loro sostegno fattivo, anche se non economico, riusciamo comunque a proporre delle buone attività che hanno anche un ottimo riscontro a livello proprio di pubblico. Il Monte di Pietà ad Imola, 5 secoli di storia cittadina. Questo il titolo del nuovo volume della collana I quaderni di tracce della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che è stata presentata venerdì 19 ottobre 2012 in una affollatissima sala. Porta la firma di Mauro Carboni ed Omar Mazzotti. 300 pagine di storia del Monte di Pietà di Imola, ma anche cifre, registri, conti, aneddoti, ma anche la storia di una città. Sì, direi proprio la storia della nostra città. E si vede che le prime cessioni, le prime donazioni, i primi scambi muovono delle cifre molto ridotte, ma per la stessa costruzione del monte non si potevano muovere cifre rilevanti, ma soprattutto a persone che avevano dei bisogni di sopravvivenza incredibili, spaventosi. Poi man mano, nel corso dei secoli, la situazione cambia, finché all'inizio del Settecento diventa anche monte frumentario, che è una parola difficile per dire che di fatto si prestava frumento ai contadini prima della semina, e questo frumento veniva restituito poi con un piccolo aggio dal 2% al 5% al tempo della raccolta. E poi arriviamo fino ai giorni nostri, la società si vede che cambia, da contadina diventa un pochettino più società, chiameremo adesso di mini servizi, un pelino più industriale, fino al 1940, quando viene assorbita dalla Cassa di Risparmio di Imola. Beh, il Monte di Imola, come gli altri Monti di Pietà, in realtà nella pratica va molto presto oltre le attività di credito di ultima istanza, diciamo così, rivolta alle fasce più deboli. Quindi inizia rapidamente a fare anche altre, a svolgere altre attività creditizie che sono rivolte ad altre fasce della popolazione. Più in generale, il Monte di Imola, come altri, si adatta a quella che è la vita economica cittadina e alla rappresentanza sociale della città e delle sue istituzioni. Ma allora, queste radici hanno una continuità? Chi meglio di Giuseppe Guzzetti, che è presidente dell'ACRI, l'associazione di Fondazione Cassa di Risparmio Italiane, può risolverci questo dubbio? Questa è una fondazione che ha un patrimonio importante, e la conservazione del patrimonio è la premessa
di continuità nel tempo della fondazione, perché se si intacca il patrimonio, via via che il patrimonio si risulge, la fondazione perde la propria funzione, perché il patrimonio è lo strumento che è messo a profitto dai mezzi alla fondazione per l'attività erogativa. Voglio sottolineare il metodo di queste fondazioni, il fatto che ci sia questo focus group, cioè un organismo che ogni due anni si riunisce, dove ci sono i rappresentanti degli enti locali, degli enti pubblici, del volontariato, delle attività economiche, sociali, sindacali, mettersi attorno a un tavolo per verificare il lavoro svolto dalla Fondazione. E ho visto che questo focus group si è sempre segnalato per esprimere giudizi, apprezzamenti all'attività della Fondazione, ma soprattutto per identificare quali sono le necessità, i bisogni prioritari, dando alla Fondazione delle indicazioni che poi gli organi della Fondazione stessa fanno propri ed elaborano per l'attività erogativa. La comunità scientifica è in rivolta dopo la condanna di tutti i membri dell'ex Commissione Grandi Rischi per il terremoto dell'Aquila. Lascia l'attuale presidente della Commissione, il fisico Luciano Maiani, secondo cui non ci sono più le condizioni per poter proseguire il nostro lavoro con serenità. Dimissioni anche per il presidente emerito della Commissione Grandi Rischi, Giuseppe Zamberletti, e del vicepresidente Mauro Rosi. Attacca il Dipartimento della Protezione Civile e si rischia la paralisi delle attività di previsione e prevenzione. Non solo misure di austerità, tagli e rinunce. Il comune di Corigliano d'Otranto, 5.000 abitanti nel bel mezzo del Salento, propone un metodo senz'altro innovativo per aiutare i suoi cittadini a superare la crisi. Un centro di aiuto filosofico per soccorrere chi si sente confuso, chi sta male e per aiutare a cambiare i propri punti di vista. A dare una mano anche tanti ospiti e seminari. Almeno 3.000 persone hanno partecipato finora. Per questa ragione il comune, nonostante tagli del 50% a tutte le voci di spesa, punta sulla filosofia. Che sia questa la cura? Oggi parliamo di igiene, l'igiene che parte da lavarsi molto banalmente le mani. Infatti non esiste una regola più semplice ed efficace per difendere la propria salute che lavarsi le mani. Un gesto che facciamo più volte durante il giorno, un gesto che dovrebbe essere quasi in automatico in certi momenti, quando usciamo dal bagno, quando siamo in cucina e manipoliamo degli alimenti, ma sembra che non sia proprio così. Una trasmissione solo per parlare delle mani? Lavarsi le mani è così importante? Lo chiediamo a Katia Bedosti, che è la coordinatrice assistenziale della gestione rischio clinico dell'azienda USL di Imola. Allora, 8 minuti per parlare di mani, è così importante? Eh sì, è veramente molto importante, è un'azione semplice ma che si potrebbe racchiudere nello slogan che la salute è veramente nelle nostre mani. E perché parlare di igiene delle mani oggi? Perché è un'azione rispetto alla quale c'è una scarsa adesione da parte delle persone, della popolazione, perché manca o probabilmente ci dimentichiamo della percezione del rischio rispetto a questa azione. Un'azione che effettivamente è la principale modalità di trasmissione delle infezioni, non solo nella comunità, ma per esempio anche in ospedale oppure in strutture socioassistenziali. Pensate che in Gran Bretagna hanno condotto uno studio nel 2008 su 400 persone e hanno analizzato la carica batterica delle mani. 112 di queste persone, quindi circa il 30%, è stata rilevata la presenza di batteri fecali, cioè batteri che si trovano nelle nostre feci. E quindi questo ci fa pensare che effettivamente nei momenti in cui dicevi, cioè dopo l'uso dei servizi igienici, probabilmente le persone non si igienizzano le mani. Katia, una azione così importante, quella di lavarsi appunto le mani, tanto da dedicare una giornata mondiale sull'igiene delle mani. Certo, dal 2009 si festeggia, si celebra la giornata dell'igiene delle mani mondiale, che è il 5 maggio, 5 perché 5 sono le nostre dita, ma 5 sono anche i momenti indispensabili per lavarci le mani.
Sempre collegato un po' a questa giornata mondiale, anche l'importanza che ha dato l'UNICEF, e quindi che si occupa di bambini, per l'igiene delle mani. Certo, perché proprio le mani, essendo i principali veicoli dei microrganismi, pensiamo ai bambini, alle loro mani, e a che cosa fanno con queste mani, quindi il giocare, girare sui pavimenti, chiaramente sono effettivamente delle persone esposte al rischio di trasmissione di infezioni attraverso le loro mani, ed è importante incidere proprio quando si è bambini, perché sappiamo bene che l'educazione è, diciamo, la più efficace nel momento in cui si cresce. Rimaniamo alla quotidianità. Sì. Quante cose, dicevi tu, facciamo con le mani e che possono portare a dei rischi? E se ci pensiamo a casa, ma adesso per esempio è un periodo di vacanza, di viaggi, il momento in cui dobbiamo pensare a lavarci le nostre mani sono prima di mangiare, prima di cucinare, dopo l'uso dei servizi igienici, ma non solo, per esempio dopo l'uso di trasporti pubblici, il treno, gli autobus, o comunque quando abbiamo la percezione di non avere le mani pulite. Ricordiamo ad esempio la cornetta del telefono, la, sì, tastiera del computer, parlavamo appunto della tavoletta del vate, ma anche dei pulsanti, le maniglie, certo, del bagno. La tecnica del lavaggio delle mani è fondamentale, richiede un tempo dai 40 ai 60 secondi, è importante strofinare tutte le parti delle nostre mani, quindi il dorso, il palmo, gli spazi interdigitali, le punte delle dita, i polpastrelli, e infine asciugare accuratamente le mani o con carta monouso se ci troviamo in un ambiente pubblico, oppure con i diffusori di acqua calda, o se siamo a casa o in albergo con un asciugamano pulito personale. Quanto è importante anche la scelta del sapone, saponetta, sapone liquido? Ecco, anche qui bisogna, diciamo così, sottolineare alcuni punti. È preferibile un sapone neutro, quindi a pH 5.5, meglio se liquido in dispenser, perché in questo modo il sapone è più protetto e quindi meno esposto alla contaminazione batterica. Rispetto chiaramente al sapone solido, che se mantenuto in un ambiente umido, quindi non ben asciutto, diventa sicuramente un terreno di coltura dei microrganismi. Importante il dispenser, forse nelle nostre case semplicemente quando sta per finire il sapone rimbocchiamo. Non va tanto bene. Sì, effettivamente questa è una manovra non corretta, perché ci può essere il rischio di contaminazione batterica, per cui è importante far terminare il dispenser, lavare bene il dispenser al suo interno, asciugarlo correttamente e infine chiaramente rimboccarlo di sapone. E se non c'è il sapone disponibile? Ecco qua, se non c'è il sapone disponibile, oggigiorno ci sono in commercio delle soluzioni o a base alcolica o anche a base di cloro, che sostituiscono il lavaggio con acqua e sapone, e sicuramente sono molto comode quando ci troviamo in vacanza o comunque durante un viaggio in cui non abbiamo la disponibilità di acqua e sapone. E queste soluzioni ci permettono effettivamente circa in 20-30 secondi di avere le mani pulite, quindi mani sicure, ma attenzione a utilizzare queste soluzioni quando le mani non sono visibilmente sporche. Un'ultimissima domanda, perché dobbiamo pensare anche alle nostre mani che vanno sempre idratate. Un'ulteriore attenzione alla cura delle nostre mani, quindi quotidianamente idratarle con una crema, perché la screpolatura può effettivamente favorire la proliferazione dei microrganismi, e quindi curare bene le mani, se le mani sono ben idratate, questo previene le dermatiti, quindi i problemi irritativi della pelle. Allora, una buona salute semplicemente lavandoci una volta in più le nostre mani. Bene. Grazie a Katia Pedosti e grazie a voi per averci seguito fin qui.